Hai mai pensato alla possibilità di una vita eterna? La teoria quantistica sostiene che nessuno di noi muore davvero. Potremmo addirittura viaggiare dopo la nostra morte fisica attraverso un multiverso le cui dimensioni sono conosciute in alcune culture come il mondo degli dèi. Come i fisici quantistici possano dimostrare che tutti noi viviamo per sempre, te lo mostriamo ora. Il Santo Graal, la pietra filosofale o l'ambrosia divina. Si dice che tutti questi rimedi conferiscano l'immortalità. La questione della vita eterna e dell'immortalità è presente in molte culture di questa terra e ci sono altrettante risposte. Nella nostra cultura occidentale la credenza nella vita dopo la morte è praticamente scomparsa. Il principio cristiano del viaggio dell'anima verso il paradiso, o se si è sfortunati verso l'inferno, non è quasi più presente nella mente delle persone. Nelle culture orientali invece l'idea che l'anima continui a viaggiare dopo la morte, che vada in dimensioni in cui normalmente dimorano gli dèi e che le anime tornino sulla Terra in un nuovo giro e in una nuova vita è abbastanza normale. Ci sono centinaia di persone in tutto il mondo che sono state vicine alla morte o addirittura affermano di aver già varcato la soglia dei regni divini. Non di rado queste persone sperimentano guarigioni spontanee da gravi malattie o cambiano radicalmente la loro vita perché hanno capito chi sono realmente nei regni dopo la morte. Fino ad oggi tutto questo era una pura ideologia, una fantasia, un'affermazione indimostrabile o un'idea religiosa, ma ora la fisica quantistica ne ha fornito la prova. Siamo davvero immortali. E se non morissi mai? Sinceramente, hai mai pensato a come sarebbe vivere per sempre? Qui sulla Terra, semplicemente manipolando i tuoi geni in modo da continuare a ringiovanire, oppure lasciando il tuo corpo e andando in un'altra dimensione come pura informazione, che gli esseri viventi siano in grado di invertire semplicemente il processo di invecchiamento, è dimostrato da una minuscola medusa che per qualche motivo riesce a compiere questa impresa. Questo semplice esempio dimostra cosa è possibile fare in natura e che non dobbiamo mai dire mai. Immagina se la scienza decodificasse il trucco o se riuscisse a programmare il tuo genoma per vivere in modo continuativo. Oppure potresti vivere per sempre senza invecchiare, saresti immortale e potresti essere ancora su questa terra tra 1000 o 10.000 anni. Le prove della fisica quantistica. Gli scienziati potrebbero aver trovato la chiave della vita eterna nel mondo delle particelle più piccole. La meccanica quantistica ha scoperto per la prima volta che la luce è un elemento base della materia e che le particelle di luce sono molto più piccole di un atomo. I quanti possono essere suddivisi in molte particelle più piccole e a un certo punto rimangono solo informazioni ed energia pura come veri e propri mattoni dell'universo. L'energia può fluttuare in uno stato di assoluto equilibrio e scomparire fisicamente con essa, ma l'informazione è eterna. Anche i tuoi corpi sono materia che alla fine consiste in luce condensata e informazione. Dopo la tua morte le tue informazioni rimangono di conseguenza. I fisici quantistici australiani lo hanno espresso in questo modo. Se una foresta brucia, gli alberi, i cespugli e gli animali che lo abitavano scompaiono nel mondo fisico. A livello quantistico, invece, la foresta rimane come informazione e potrebbe essere ricostruita se avessimo le conoscenze necessarie per realizzare questa rimaterializzazione. La foresta potrebbe però scomparire, ad esempio, anche dal nostro mondo. L'informazione si sposta e da qualche altra parte, in un'altra dimensione o in un altro luogo dell'universo. Una nuova foresta si materializza con l'aiuto dell'informazione. Basandosi sulla meccanica quantistica, esiste un'altra teoria che ci mostra un mondo completamente nuovo. Teoria del biocentrismo. La teoria del biocentrismo è stata sviluppata dallo scienziato statunitense Robert Lanza e sostiene che non è l'universo a creare la vita, ma è la vita a creare l'universo. Quella che chiamiamo coscienza dentro di noi era in realtà presente all'inizio di tutto e ora, quasi 14 miliardi di anni dopo, la coscienza si sta incanalando attraverso noi esseri umani. In realtà noi esseri umani non siamo solo corpi e cervelli, ma coscienza che ha assunto o si è collegata a una forma materiale. Nel modello di Lanza, il nostro cervello e il nostro corpo sono più che altro dei modem e ciò che percepiamo come osservatori o io è pura coscienza. Il cervello e il corpo ricevono segnali dall'esterno e li traducono in esperienze di vita e in materia. Se hai già familiarità con la teoria quantistica, allora sai che i quanti possono apparire come onde e particelle. L'onda è il potenziale non formato e la particella diventa materia attraverso l'osservazione. La coscienza è l'osservatore.
Quando il cervello e il corpo muoiono, solo il modem viene distrutto, ma i segnali rimangono e potrebbero essere reindirizzati o riciclati in un altro ospite. Nella realtà biocentrica di Lanza, la vita e il segnale continua anche senza il corpo e il cervello come modem. In questo modo la coscienza crea l'universo attraverso di noi e non è l'universo a creare la coscienza o noi esseri umani. Le idee di Lanza sono state presentate per la prima volta alla fine degli anni 2000 e sono state celebrate in alcuni ambienti e attaccate vigorosamente in altri. Per alcuni il biocentrismo offre un ponte tra i concetti filosofici sulla vita e sulla morte e la fisica. Per altri invece la teoria è ancora troppo vaga e incerta, con poche o nessuna prova di cosa sia realmente la coscienza. I sostenitori si basano anche sul problema del fine tuning, che mostra quante condizioni fisiche ci sono per la nascita della vita. L'acqua, il calore, l'ossigeno, i composti del carbonio e molto altro ancora devono essere finemente sintonizzati perché la vita possa nascere. Tutto questo non può basarsi su coincidenze, ma sembra essere stato creato per noi o da noi. Ora ci si può chiedere ovviamente chi abbia creato tutto questo, prima che gli esseri umani fossero presenti come osservatori. Forse anche i dinosauri hanno creato la materia con la loro coscienza e la loro presenza sul pianeta, e che dire dei primi batteri? Le estensioni della teoria di Lanza presuppongono che la coscienza sia onnipresente. Vive in te, in me, nelle piante, negli animali, persino nello spazio materialmente privo di vita del vasto cosmo. Queste idee ricordano molto l'animismo di molte religioni naturali, che credono che tutto ciò che esiste possieda un'anima o addirittura una coscienza. La vita dopo la morte. Le teorie di Lanza e alcuni modelli quantistici hanno dimostrato che la coscienza è al di sopra della materia. Questo porta inevitabilmente a una cosiddetta vita dopo la morte, o meglio, la morte non è possibile in questa realtà, non se la vita è effettivamente coscienza e non è legata alla materia. Come in un'illusione, perché la vita e la coscienza non sono più legate al nostro corpo. Se eliminiamo il corpo e il cervello, la coscienza evapora come una sorta di energia nel resto dell'universo, oppure si sposta in altre dimensioni e vive lì. A metà del XX secolo, il fisico tedesco Burkhard Heim creò un modello di realtà a 12 dimensioni, che includeva livelli supermateriali come la coscienza e persino le dimensioni divine. Incredibilmente, molte formule matematiche irrisolte si risolvono quando si ipotizzano 10 o più dimensioni. In una di queste dimensioni, la coscienza potrebbe essere una forza normale, solo che attualmente non abbiamo i mezzi per rilevarla o misurarla. Nel XVII secolo, René Descartes sosteneva che la mente e il corpo sono due sostanze fondamentalmente diverse. La mente è immateriale e pensante, mentre il corpo è materiale e spazialmente esteso. Nonostante la loro differenza, riteneva che interagissero nella ghiandola pineale del cervello. Nel corso dell'illuminismo, questa visione portò alla separazione tra mente e corpo. Solo al giorno d'oggi gli scienziati medici stanno trovando sempre più prove del fatto che le due entità sono strettamente collegate e che le malattie fisiche, ad esempio, hanno spesso una causa nella mente. Se consideriamo che la coscienza può formare la materia, o anche, in modo un po' diverso, che la coscienza può essere condensata nella materia, non c'è separazione. La particella è onda, e viceversa. Il corpo è coscienza, e viceversa. L'unica differenza è che il corpo fisico nel mondo tridimensionale ha una durata di esistenza limitata, perché invecchia. Tuttavia, l'esempio della medusa eterna dimostra che questo processo non è una condizione di vita. Piuttosto, tutti gli esseri viventi che invecchiano potrebbero semplicemente seguire un programma e chi un giorno riuscirà a riscriverlo avrà trovato la chiave per la vita fisica eterna sulla Terra. Immortalità quantistica. Il biocentrismo di Lanza non è l'unica idea che punta in questa direzione. Il modello di immortalità quantistica si basa sul concetto centrale di multiverso. Sviluppato a partire dal modello dei molti mondi di Hugh Everett, l'immortalità quantistica postula che ogni decisione che prendiamo dà vita a un universo parallelo. Immagina un albero infinito con dei rami, ognuno dei quali rappresenta un diverso percorso che la tua vita avrebbe potuto prendere. Ogni decisione, grande o piccola che sia, aggiunge un nuovo ramo all'albero. Questi universi coesistono, non si intersecano mai, ma sono tutti il risultato delle nostre scelte. È come se ti trovassi in un infinito labirinto di specchi. Ogni specchio mostra una versione diversa di te in base ai percorsi che hai scelto nella tua vita. Nel corso degli anni, gli scrittori di fantascienza hanno compreso il potenziale di questa idea in romanzi e film che mostrano come scelte apparentemente senza senso possano essere dei bivi per un universo parallelo. Il significato del multiverso per l'aldilà è un'altra questione.
nell'immortalità quantistica potrebbe sempre esserci una possibile biforcazione nel multiverso attraverso cui una persona sopravvive. Studi fondamentali come l'esperimento della doppia fenditura hanno dimostrato che tutte le opzioni sono sempre possibili finché non vengono osservate. Il multiverso permette di pensare che la coscienza possa continuare a vivere in altri mondi dopo la morte sulla Terra. Potresti persino esistere qui e ora in altre dimensioni, senza rendertene conto. Se il corpo è morto e la tua attenzione si ritira da questo mondo, potresti diventare consapevole di un'altra esistenza su un altro piano e renderti conto che non sei mai stato veramente vivo o morto. Tutto è solo un'illusione nel mondo tridimensionale. Questa visione si adatta al gatto di Schrödinger, un modello di pensiero della teoria quantistica che afferma appunto che il gatto è vivo e morto allo stesso tempo, finché qualcuno, con un certo stato mentale, non effettua una misurazione. Nelle religioni orientali, come l'induismo, il multiverso è noto da molto tempo ed è una realtà vissuta nella coscienza delle persone. L'evento Carrington, o il giorno in cui il cielo andò a fuoco. Quando la tempesta si placò e il cielo tornò al suo normale colore blu, le persone si sentirono rassicurate. Si erano resi conto di quanto fossero piccoli rispetto al vasto universo e di quanto la natura potesse essere meravigliosa e imprevedibile. Un astronomo britannico di nome Richard Carrington aveva osservato un'espulsione di massa coronale dal Sole poco prima dell'evento e aveva correttamente collegato questo evento alla violenta tempesta geomagnetica. Tuttavia, poiché le comunicazioni erano completamente interrotte a livello regionale, ci volle un po' di tempo prima che tutti sapessero cosa c'era realmente dietro la tempesta. In ambito scientifico, la tempesta geomagnetica del 1859 è oggi nota come evento Carrington. Da un punto di vista poetico o metafisico, il gioco di colori era una testimonianza vivente della potenza e della bellezza del nostro Sole. Ancora oggi, la violenta tempesta solare ci ricorda che, nonostante la nostra tecnologia e la nostra conoscenza, siamo ancora figli dell'universo che si stupisce e si meraviglia delle meraviglie che ha da offrire. L'evento di Carrington risale a quasi 200 anni fa. Nessuno di noi ha mai vissuto una tempesta solare paragonabile, ma questo potrebbe presto cambiare. È solo questione di tempo, la prossima tempesta solare sarà devastante. Le tempeste solari sono causate da una complessa attività magnetica sulla superficie del Sole, in particolare dalle macchie solari e dalle eruzioni solari. Quando queste energie magnetiche si liberano, scagliano particelle cariche nello spazio. Questo fenomeno è chiamato espulsione di massa coronale, o CME in breve. Questi flussi di particelle cariche composte da elettroni e protoni sfrecciano nello spazio a velocità elevatissime e colpiscono il campo magnetico terrestre. Normalmente il campo magnetico terrestre intercetta la maggior parte delle particelle. In effetti il nostro pianeta ha un sistema piuttosto sofisticato per gestire questi bombardamenti di particelle. Il campo magnetico intercetta le correnti e le dirige lungo linee del campo magnetico verso le regioni polari. Questo processo è responsabile del bellissimo fenomeno delle aurore o aurore boreali a nord e aurora australis a sud. Le particelle vengono spostate avanti e indietro in una sorta di bolla magnetica finché non perdono potenza e diventano innocue. Tuttavia, il nostro scudo magnetico può gestire solo una certa quantità di particelle. Se ce ne sono di più, scivolano attraverso il meccanismo protettivo ed entrano negli strati inferiori dell'atmosfera terrestre. Gli esseri umani non si preoccupano più di tanto delle particelle, anche se gli esperti e gli scienziati biomedici suggeriscono che circa il 75% della popolazione è in grado di percepire fisicamente le tempeste solari. La maggior parte, tuttavia, non se ne accorge nemmeno. Molto peggiore è l'effetto sui sistemi elettronici, sui satelliti e sulle reti di comunicazione. Oggi viviamo in un mondo in cui quasi nulla funziona senza elettricità e comunicazioni basate sull'elettricità. Gli scienziati monitorano con satelliti come il Solar Dynamics Observatory o il Solar and Heliospheric Observatory. 24 ore su 24 queste strutture osservano l'attività del Sole e raccolgono dati sulle sue attività. Catturano immagini della superficie solare a diverse lunghezze d'onda, permettendo di identificare le macchie solari, i brillamenti solari e le espulsioni di massa coronale. Analizzando questi dati, gli scienziati possono fare previsioni su possibili tempeste solari. In pratica, in passato, è stato dimostrato che le attività del Sole seguono determinati cicli, le eruzioni e le tempeste sono così diventate prevedibili. Tuttavia, nonostante le tecnologie e i metodi avanzati, le previsioni sulle tempeste solari non sono sempre accurate. Il Sole rimane un sistema estremamente complesso e dinamico e molti dei suoi processi non sono ancora del tutto compresi. Inoltre, gli eventi solari possono evolvere in modo rapido e inaspettato.
Un altro fattore è il tempo necessario a un'espulsione di massa coronale per raggiungere la Terra, che può variare. Ciò rende difficile prevedere l'esatta tempistica e l'intensità di una tempesta geomagnetica imminente. L'evento Carrington del 1859 fu probabilmente una tempesta eccezionale. Poiché non disponiamo di dati comparativi, è difficile, se non impossibile, prevedere quando una tempesta così insolita si ripeterà. La catastrofe globale è imminente. Nel nostro mondo moderno dipendiamo dalla tecnologia più che mai. I satelliti volteggiano sopra le nostre teste, fornendoci comunicazioni, navigazione e dati meteorologici. Internet collega continenti e culture in tempo reale. Le nostre infrastrutture, dalle reti elettriche ai sistemi organizzativi e finanziari, sono digitalizzate e interconnesse. Questi progressi ci hanno reso vulnerabili da un lato che nessuno vuole riconoscere. Tutti sanno che la tempesta devastante sta arrivando, ma tutti sperano anche che la nostra civiltà la superi. Possiamo chiederci perché non ci prepariamo o non ci proteggiamo meglio. La risposta è facile: non possiamo tornare indietro. La nostra società, l'economia, la ricerca, tutti gli ambiti della nostra vita si stanno muovendo in modo immutabile verso la digitalizzazione e la meccanizzazione. Sappi che quando arriverà la prossima devastante tempesta geomagnetica, l'intera rete elettrica potrebbe crollare per ore o forse per giorni. Le telecomunicazioni sarebbero paralizzate, non ci sarebbero TV e internet e tutti i tuoi supporti di dati, come gli hard disk o le memorie dei cellulari, potrebbero essere cancellati o distrutti per sempre. Immagina una grande città senza energia, comunicazioni o trasporti, aerei confusi senza navigazione tecnica che cercano di mantenere la rotta ed evitare collisioni. La luce elettrica potrebbe essere spenta, le porte di sicurezza delle banche o delle prigioni potrebbero non funzionare e i bancomat potrebbero entrare in sciopero. Questa è solo una piccola parte dell'incredibile scenario che ci attende. L'impatto economico, sociale e politico sarebbe enorme. Quando arriverà la tempesta? Attualmente ci troviamo in uno speciale ciclo solare iniziato nel 2019 e che sta raggiungendo il suo picco. Questo ciclo ha già mostrato un aumento dell'attività solare. Nel 2021 il numero di tempeste magnetiche è triplicato, indicando ancora una volta un aumento dell'attività solare. Questo dovrebbe essere un campanello d'allarme per tutti noi. È un chiaro segnale che dobbiamo prepararci a eventi solari potenzialmente più forti e frequenti nei prossimi anni. Un evento particolarmente inquietante si è verificato nel 2012, quando una rara e massiccia eruzione solare ha scagliato nello spazio enormi flussi di particelle che hanno mancato di poco la Terra. Se questa eruzione avesse colpito il nostro pianeta, gli effetti sarebbero stati catastrofici. Gli astronomi che hanno osservato questo evento hanno dovuto inevitabilmente pensare alla profezia dei Maya che prevedeva la fine del mondo per l'anno 2012. Il nostro mondo è stato risparmiato e continua a esistere come sempre. L'unica domanda è quanto durerà. Secondo alcuni esperti, la prossima enorme espulsione avverrà nel 2025. Se colpirà la Terra, dovremo prepararci a un enorme caos e non abbiamo quasi nessuna possibilità di proteggerci. Il piano di emergenza per il 2025. L'evento del 2012 dovrebbe inviarci un chiaro messaggio. Dobbiamo essere preparati. Dobbiamo assolutamente investire in tecnologie più resistenti alle interruzioni solari e dobbiamo sviluppare piani di emergenza per rispondere a tali eventi. Pur godendo dei vantaggi del nostro mondo interconnesso, dobbiamo ricordare che siamo ancora soggetti ai capricci dell'universo. Non abbiamo modo di intercettare o reindirizzare i flussi di particelle, né possiamo controllare le attività del Sole. Tutto ciò che ci resta sono misure di riserva qui sulla Terra. Ma come attuare un piano di emergenza quando i cellulari e i telefoni non funzionano più e le strade rimangono buie di notte? Puoi già capire che i piani di emergenza possono essere pura utopia e non ci aiuteranno molto in caso di emergenza. Noi esseri umani rimaniamo vulnerabili sul nostro pianeta nonostante la tecnologia e i sistemi di allerta. Tempeste solari, supervulcani, tsunami e altri disastri di proporzioni globali ci ricordano sempre che non siamo padroni né di questo pianeta né dello spazio esterno. Le tempeste solari possono anche aiutare. Ci sono anche dei lati positivi all'orizzonte. Un beneficio inaspettato dell'attuale significativo aumento dell'attività solare è la sua potenziale capacità di ridurre i detriti spaziali che intasano la nostra orbita. Sì, hai capito bene, le tempeste solari possono ripulire lo spazio e rimuovere i rifiuti costituiti da vecchi satelliti, stadi di razzi e altri detriti. Gli esperti dicono già che noi esseri umani stiamo ingombrando il nostro pianeta nello spazio proprio come facciamo sulla superficie.
La ISS deve già fare attenzione perché quasi ogni giorno c'è un pezzo di spazzatura che potrebbe disturbare o danneggiare gravemente la delicata stazione. Ognuno di questi detriti può viaggiare ad alta velocità ed è potenzialmente in grado di causare danni significativi. Non è solo la stazione spaziale a risentirne, ma anche i satelliti e le future navicelle spaziali in viaggio verso la Luna o Marte. Ora sono sicuro che vorrai sapere come farà il Sole a ripulire tutto. È semplice. L'aumento dell'attività solare può causare l'espansione dell'atmosfera superiore della Terra. Quando ciò accade, la resistenza atmosferica aumenta per gli oggetti in orbita terrestre bassa. Questo, a sua volta, fa sì che i detriti spaziali rallentino e alla fine sprofondino negli strati più densi dell'atmosfera, dove bruciano. La teoria della relatività non è la misura di tutte le cose. Einstein si sbagliava quando propose la teoria della relatività? Alcune teorie moderne, come la gravità quantistica e la teoria delle stringhe, mettono in discussione le sue ipotesi. La teoria della relatività non funziona su scala microscopica. La fisica quantistica e la relatività spesso si contraddicono. Ci devono essere uno o più livelli che uniscono le due cose? Non c'è altro modo, perché la teoria quantistica è la teoria del mondo delle particelle più piccole, i quanti di luce, che sono i mattoni di tutti i fenomeni di grandi dimensioni. La teoria della relatività di Einstein si riferisce all'universo come spazio, alle stelle, ai pianeti e agli effetti del mondo degli oggetti visibili. Ma questi oggetti sono tutti composti da quanti di luce e non si comportano come se la materia fosse reale. Le teorie di Einstein rimangono fondamentali, ma la scienza si sta evolvendo. Attualmente siamo a un punto in cui questo tipo di fisica non può più andare avanti. Le ultime scoperte del telescopio spaziale James Webb non possono più essere descritte con le vecchie teorie fisiche. Il concetto di spazio e tempo di Einstein doveva essere incompleto. La meccanica quantistica rivela fenomeni che la sua teoria non spiega. I buchi neri e le singolarità contraddicono la teoria generale della relatività in alcuni punti importanti. L'esistenza della materia oscura e dell'energia oscura rimane un mistero. Lo spazio e il tempo potrebbero non essere quantità fondamentali, ma molto più flessibili di quanto ipotizzato in precedenza. Anche la connessione tra gravità e meccanica quantistica non è ancora chiara. Le ultime scoperte mostrano che la gravità potrebbe non essere una forza, ma piuttosto una curvatura dello spazio-tempo causata da massa ed energia. Alcuni scienziati sospettano che lo spazio e il tempo stesso possano essere costituiti da minuscole strutture di tipo quantistico. Queste strutture potrebbero comportarsi in modi che ancora non comprendiamo appieno. Potrebbero possedere un qualche tipo di intelligenza o rappresentare una forma di forza o di vita che non siamo ancora in grado di immaginare. Ci sono prove che le forze fisiche dell'universo sono cambiate nel tempo, il che suggerirebbe che l'universo sta subendo una sorta di evoluzione che assomiglia alla vita. Il lavoro di Einstein è una pietra miliare, ma la ricerca di una teoria unificata continua. Tuttavia, se si scopre che l'universo è un'oloproiezione mutevole proprio come noi, abbiamo poche possibilità di avvicinarci alla verità con i vecchi metodi della fisica. Allora avremo bisogno della superpercezione o di branche della scienza completamente nuove per svelare il mistero del cosmo. Come funziona l'oloproiezione? Chi la crea? Se tutto è un'oloproiezione, da dove viene e come è strutturata? L'idea si basa essenzialmente sul concetto che tutte le informazioni che creano il nostro universo tridimensionale potrebbero essere immagazzinate su una superficie bidimensionale. Questa teoria trae origine dalla meccanica quantistica e dalla teoria generale della relatività. La meccanica quantistica ha scoperto che i quanti non sono altro che vettori di informazione incredibilmente mutevoli. Possono diventare un tavolo e quindi convertire le informazioni di un tavolo in quelle del pianeta Terra, oppure possono diventare qualsiasi altra materia. Ma anche se si formano, hanno la affascinante proprietà di dissolversi immediatamente se non vengono misurati o osservati. In termini di fisica quantistica, questo significa che il tuo tavolo scompare quando tu e nessun altro lo state guardando. La teoria dell'oloproiezione presuppone che il nostro universo tridimensionale sia solo una proiezione piuttosto libera di informazioni memorizzate su una superficie bidimensionale. L'idea nasce da fisici come Gerhard Hooft e Leonard Susskind ed è stata introdotta per la prima volta alla fine degli anni 70. Il fattore decisivo furono le osservazioni effettuate in prossimità di un buco nero, che dimostrano che la quantità di informazioni contenute in un certo volume di spazio è limitata dalla superficie di questo volume e non dal volume stesso. Questo contraddice la concezione classica dell'informazione dello spazio e potrebbe significare che le dimensioni spaziali stesse potrebbero essere fenomeni vaganti controllati da livelli fisici più profondi.
In termini pratici, questo significherebbe per il nostro universo conosciuto che ogni informazione necessaria per costruire e mantenere questa proiezione è teoricamente immagazzinata su una superficie bidimensionale ai confini dell'universo. Queste informazioni vengono poi proiettate in modo tale da far apparire otticamente uno spazio tridimensionale con oggetti materiali e fenomeni fisici. Un universo di pura coscienza? Il nostro cervello svolge un altro ruolo chiave in questo scenario. Possiamo percepire il mondo e l'universo solo attraverso il nostro cervello e i nostri sensi. In pratica non vediamo ciò che c'è realmente là fuori, ma solo ciò che il cervello ci fa vedere. Nell'universo olografico la gravità è il risultato della proiezione di informazioni dalla superficie bidimensionale. Ciò significa che la gravità non è una forza nel senso tradizionale del termine, ma una proprietà dinamica della proiezione olografica. In un universo olografico svolgiamo un ruolo essenziale come osservatori consapevoli. Potremmo essere sperimentatori e creatori in egual misura. Ora, non è stato scientificamente provato che un tavolo scompaia davvero quando nessuno lo guarda, né possiamo monitorarlo in un esperimento, perché la telecamera con cui osserviamo equivarrebbe a una misurazione che mantiene la forma del tavolo. Un'altra idea interessante in questo contesto potrebbe essere il ruolo della coscienza. Gli scienziati non sanno ancora bene cosa sia la coscienza, ma di certo è fondamentale per dare forma ai quanti dallo stato di onda a quella di particella. Ora, potrebbe essere che l'intero universo sia pervaso da una sorta di coscienza che lo modella e lo sostiene. La nostra coscienza è solo una parte dell'insieme più grande della coscienza e siamo co-creatori, ma non dobbiamo preoccuparci che il tavolo rimanga un tavolo, per esempio. Il problema è la velocità della luce? Ricordi le lezioni scolastiche che la velocità della luce è la misura di tutte le cose nello spazio? Einstein ha trascorso la sua vita a studiare le forze e i fenomeni dell'universo ed è giunto alla conclusione che tutti i fenomeni e le forze sono dipendenti o relativi l'uno all'altro. Il tempo dipende dalla posizione dell'osservatore, l'accelerazione influisce sul tempo e la velocità della luce si suppone stabilisca dei limiti assoluti. Ma questo potrebbe essere un errore della nostra fisica. Se la natura della luce è completamente diversa da quella che abbiamo immaginato finora, potrebbe significare che tutte le nostre osservazioni e conclusioni degli ultimi 100 anni sono sbagliate. La luce che vediamo è costituita da quanti e ora sappiamo che si comportano in modo molto imprevedibile. Quindi, come può la velocità della luce essere una misura stabile? È possibile che abbiamo creato dei limiti per noi stessi attraverso questa visione e abbiamo costruito un'immagine falsa che ora dobbiamo rivedere. In realtà la luce potrebbe essere molto più dinamica e mutevole, ma cosa significherebbe questo in relazione alle nostre osservazioni sull'universo primordiale? Se la velocità della luce fosse davvero variabile, dovremmo ripensare completamente i nostri modelli di evoluzione cosmica. Le osservazioni della radiazione cosmica di fondo, che finora ci hanno fornito informazioni sull'universo primordiale, si basano sull'ipotesi di una velocità costante della luce. Le variazioni potrebbero significare che tutti i nostri calcoli di distanze e tempi sono sbagliati. Quindi anche le nostre stime sull'età dell'universo e sulla velocità di espansione sarebbero sbagliate. Questo potrebbe spiegare perché il telescopio Webb ci mostra galassie così vecchie che non dovrebbero nemmeno esistere. Normalmente misuriamo l'età delle galassie utilizzando il redshift della luce. Quando l'universo si espande, la luce si allunga e assume un colore rossastro. Tuttavia, se la velocità della luce non è costante, anche le nostre misurazioni del redshift sono errate. In definitiva, però, questo non significa che Einstein, Hubble e tutti gli altri che hanno costruito la nostra cosmologia fossero degli imbroglioni. Hanno semplicemente fornito il miglior lavoro e le migliori spiegazioni possibili per il loro tempo e la loro epoca. Sembravano funzionare molto bene per quasi 100 anni, ma ora si scopre che queste teorie sono incomplete e dobbiamo aprire la nostra scienza a nuove dimensioni di verità. Potremmo esplorare un universo olografico solo attraverso la nostra mente, ma dobbiamo ancora imparare le tecniche per farlo. Pensa che negli anni 70 c'era un uomo con una percezione sensoriale sovrannaturale che poteva esaminare Giove solo attraverso la sua visione spirituale interiore. Oggi il lavoro di Ingo Swann viene spesso taciuto, ma Swann descrisse l'atmosfera del pianeta in modo quasi perfetto e vide persino i suoi sottili anelli, che furono scoperti solo dalla sonda Voyager 1 nel 79. Il mondo dei quanti. Il nostro cosmo è solo un'illusione? Famosi esperimenti quantistici come l'esperimento della doppia fenditura o il gatto di Schrödinger hanno dimostrato che la nostra realtà nel mondo delle particelle più piccole diventa, diciamo, un po' confusa.
In base a questi esperimenti, i quanti non determinano cosa rappresentano esattamente fino a quando non vengono misurati o osservati. La forma che assumono dipende anche dalle aspettative di chi li misura. Un dispositivo tecnico sarà sempre neutrale in questo caso, ma è gestito da un essere umano con pensieri e desideri che possono influenzare nuovamente la forma dei quanti. Nell'esperimento della doppia fenditura, le particelle di luce hanno mantenuto questo stato indefinito e disperso per molto tempo, fino a quando uno strumento di misurazione non è stato diretto verso il fascio di luce. Solo grazie a questa misurazione, la dispersione è diventata improvvisamente un fascio di luce. Nella vita di tutti i giorni, ciò significa che la nostra coscienza e la nostra osservazione contribuiscono a far sì che le particelle di luce, precedentemente indefinite, diventino raggi solidi. La nostra coscienza è quindi legata ai valori, alle aspettative, ai condizionamenti del nostro cervello e anche ad aspetti come l'immaginazione e la fantasia. A livello di fisica quantistica, tutti questi aspetti avrebbero quindi un'influenza diretta sulla formazione della materia e degli eventi nel nostro mondo. La meccanica quantistica descrive il mondo come una grande programmazione che viene coprogettata in un certo modo da noi umani. La base del tutto potrebbe essere un universo olografico che è più mobile e più variabile di quanto ipotizzato finora dalla fisica classica. L'ologramma, un mondo di possibilità. Gli atomi sono costituiti da quanti. I quanti non sono altro che fotoni o particelle di luce. Un atomo è composto da queste particelle luminose. A volte formano elettroni, a volte neutroni o addirittura protoni, ognuno dei quali ha determinate proprietà. La danza di queste particelle forma gli atomi, infine le molecole e quindi la materia. Secondo la teoria quantistica è provato che un atomo si disperde nello spazio ed è inutile finché un osservatore cosciente non lo percepisce. Quindi viviamo in un mondo di luce flessibile modellata dalla coscienza. Se la coscienza non determina le particelle di luce, esistono solo innumerevoli possibilità indefinite. Come sappiamo, un ologramma è un'immagine tridimensionale creata con l'aiuto della luce laser. Con una certa tecnica viene creata un'immagine tridimensionale con profondità ingannevoli e reali su un supporto bidimensionale. Questi ologrammi sono noti per le carte di credito o per l'arte. Un esempio famosissimo di oloproiezione è la principessa Leila del primo film di Guerre Stellari. Questo esempio mostra molto bene come il nostro universo possa essere una proiezione di un sistema dimensionale più profondo e allo stesso tempo più elevato. Da dove proviene la proiezione? Secondo la teoria quantistica, le informazioni per costruire l'universo olografico provengono dai livelli subatomici. In questi livelli si verifica un fenomeno interessante, studiato dal fisico tedesco Werner Heisenberg. Il principio di indeterminazione di Heisenberg, che prende il nome da lui, afferma che l'esatta posizione e velocità di una particella subatomica diventa sempre più difficile da determinare una volta raggiunto un certo limite. A un certo punto, le particelle più piccole dei quanti si comportano in modo così regolare da non poter essere più misurate. Quanto più precisamente gli scienziati vogliono misurare la posizione di una particella, tanto più incerta diventa la misurazione. Anche la coscienza dell'osservatore sembra non avere più potere a questi livelli. Anche ai livelli superiori, dove le particelle mostrano ancora una certa costanza, c'è la circostanza che il comportamento della particella è influenzato solo dall'intenzione della misurazione. Quindi, anche in questo caso, non c'è determinatezza da parte di alcun sistema. I fenomeni sono flessibili. Quindi, a livello subatomico, la natura diventa confusa. Le informazioni per la costruzione dell'universo olografico provengono da questi misteriosi livelli più profondi, che possono rappresentare allo stesso tempo dimensioni superiori. Queste dimensioni non sono sotto i nostri piedi o sopra le nostre teste, ma operano ovunque nel mondo delle apparenze. L'olo-universo dal punto di vista scientifico. La teoria secondo cui l'universo è un ologramma risale alle idee di fisici come Juan Maldacena, Gerard Toft e Leonard Susskind, ed è stato oggetto di un serio dibattito scientifico a partire dagli anni 90. L'idea si basa sulla cosiddetta corrispondenza ADS-CFT,
secondo la quale un certo tipo di spazio-tempo, nella teoria quantistica dei campi, è matematicamente equivalente a uno spazio-tempo di dimensioni inferiori. Lo spazio-tempo di dimensioni superiori è completamente contenuto in una superficie olografica di dimensioni inferiori. Quindi l'idea è che le tre dimensioni dello spazio e la dimensione del tempo che percepiamo provengano in realtà da uno spazio bidimensionale che contiene tutte le informazioni e le proprietà dell'universo. In sostanza, la corrispondenza ADS-CFT descrive le possibili connessioni fisiche tra lo spazio-tempo e la teoria quantistica dei campi. Quindi, il modello olografico dell'universo può essere visto come una prima connessione tra la meccanica quantistica e le vecchie discipline classiche della fisica che si occupano dei fenomeni grandi e misurabili dell'universo. La fisica newtoniana e la teoria della relatività di Einstein descrivono ciò che generalmente chiamiamo realtà e gli oggetti, le forze e le interazioni nel cosmo. Einstein ha cercato per tutta la vita di trovare una teoria di campo unificata. In questa equazione dovrebbero essere riassunti tutti i fenomeni e le forze dell'universo. Tuttavia non ci riuscì per tutta la vita. Se vogliamo comprendere la struttura del cosmo, dobbiamo guardare al mondo delle particelle più piccole e alla confusione di Werner Heisenberg. Le regolarità dei livelli fondamentali non ci sono note fino ad oggi. Di fatto, però, molte equazioni matematiche finora irrisolte hanno senso se partiamo da una superficie di proiezione bidimensionale. Tuttavia, la teoria dell'universo olografico e l'idea della corrispondenza ADS-CFT non sono ancora fatti riconosciuti, ma pure congetture che devono essere esplorate con ulteriori indagini e osservazioni. Quindi, cosa è reale e cosa no? Pensa all'idea dell'universo olografico come a un'immagine visualizzata su uno schermo televisivo 2D, anche se l'immagine originale è in 3D. Possiamo vedere tutto sullo schermo, anche se non riflette tutti i dettagli dell'immagine originale. Applicato alla tua e alla mia realtà, possiamo anche dire che il mondo tridimensionale come lo percepisci può essere un'illusione ottica. Realisticamente non sai nemmeno esattamente cosa stia accadendo o esista al di fuori della tua percezione. Ora probabilmente starei pensando, aspetta un attimo, ma io posso vedere questo, descriverlo o addirittura sentirlo. Tuttavia, devi renderti conto che forse non stai vedendo tutto ciò che ti circonda in questo momento. La tua impressione visiva consiste solo in impulsi luminosi che vengono captati dagli occhi e tradotti dal cervello in un'impressione visiva. Alla fine ciò che vedi è un'interpretazione del tuo cervello. Sicuramente esiste qualcosa al di fuori di te e della tua percezione. La luce che i tuoi occhi catturano proviene da qualche parte. Ma anche il fatto che tu possa sentire il piano del tavolo di fronte a te o che tu possa tuonare contro un lampione non significa che la realtà là fuori sia reale o solo come la percepisci. L'impressione di materia solida si ha nell'effetto finale solo grazie a oscillazioni estremamente strette o condensate. Secondo la teoria quantistica, il tavolo che sembra solido e definito si dissolve non appena nessuno lo guarda o si trasforma in una forma bidimensionale sfocata. Ciò significa che l'ologramma è incredibilmente flessibile e che una coscienza addestrata dovrebbe essere in grado di formare la materia solo attraverso la mente. Tuttavia, non si può negare che questo mondo e questa realtà esistano. In questo caso, illusione significa solo che la natura di questo mondo non è esattamente quella che la scienza naturale classica ha a lungo immaginato. Sarebbe possibile viaggiare in un mondo olografico incredibilmente flessibile grazie alle nostre scelte. In quanto esseri umani, potremmo avere più opzioni e poteri di quanti ne conosciamo. La coscienza decide. Possiamo quindi affermare che la nostra coscienza, così come i nostri output sensoriali, sono fondamentali per mantenere e muovere l'ologramma, secondo la teoria quantistica. Presumibilmente, tutti noi stiamo in qualche modo lavorando insieme per creare un unico grande ologramma. Perché non c'è dubbio che anche il tuo vicino possa percepire l'albero di ciliegio nel tuo giardino o la tua bicicletta davanti a casa. Naturalmente rimane ancora una domanda interessante.
quali esseri viventi hanno coscienza e sono quindi co-creatori dei processi in un universo olografico? E cosa succede se non ci sono più osservatori o esseri viventi? Quali esseri viventi abbiano coscienza è una questione complessa, che divide il mondo della scienza. Finora non esiste nemmeno una definizione univoca di coscienza, ma in genere viene considerata come la capacità di avere esperienze e di percepire se stessi come esistenti. Molti ricercatori ritengono che la coscienza sia limitata ad alcune creature superiori, come i mammiferi, gli uccelli e forse alcune specie di pesci e invertebrati, che in ogni caso hanno un cervello più complesso. Altri punti di vista ipotizzano che in pratica l'intero universo debba essere intessuto di coscienza o addirittura di un qualche tipo di intelligenza. Questa coscienza potrebbe spiegare l'origine della proiezione della luce e il fatto che sia mantenuta in vita, indipendentemente dalla presenza o meno di esseri umani o animali. C'è un fatto interessante che lo dimostra. Sappiamo infatti che l'universo esisteva molto prima che esistessero gli osservatori umani. Quando è avvenuto il Big Bang, non c'era nessun essere vivente organico sul posto che avrebbe potuto misurare e determinare l'evento. A questo punto è bene ricordare che la teoria quantistica afferma che esistono solo possibilità indefinite, senza osservatori. Prima dell'inizio della creazione, circa 13,8 miliardi di anni fa, si suppone che il potenziale dell'universo fosse presente in una singolarità che corrispondeva esattamente a questo stato di possibilità indefinite. Poi c'è stato un botto ed è nato il cosmo. Ora, secondo l'idea della meccanica quantistica, una misurazione, e con essa un osservatore, devono aver causato l'evento del Big Bang e con esso la creazione. In molte tradizioni spirituali o insegnamenti segreti dell'antichità, la coscienza dell'intero cosmo è un presupposto fondamentale. Quindi il mondo, come lo conosciamo, esisterebbe anche senza la presenza di un osservatore umano. Si potrebbe chiamare questa coscienza, forse anche in modo poco scientifico, l'occhio di Dio. Infine, dovremo attendere l'unificazione delle grandi discipline fisiche per poter finalmente comprendere queste connessioni e la vera natura del nostro universo. Una nova è davvero la nascita di una stella? Probabilmente tutti conoscete l'origine del termine nova. Nova deriva dal latino e significa nuova. Tycho Brahe, il famoso astronomo danese del XVI secolo, coniò il termine quando osservò improvvisamente una nuova stella molto luminosa nel cielo notturno. Chiamò questo fenomeno stella nova, nuova stella, o più tardi semplicemente nova. Per Brahe, con le possibilità tecniche dell'epoca, sembrava davvero che fosse nata una nuova stella. Tuttavia, ciò che gli astronomi osservarono all'epoca non era la nascita di una stella, ma una violenta eruzione con successiva esplosione termonucleare in un sistema stellare già esistente. Una nova è in realtà un lampo piuttosto breve ma estremamente luminoso di una stella nana bianca. Le nane bianche si formano quando le stelle delle dimensioni del nostro Sole hanno esaurito le loro scorte di carburante. Invece di esplodere, perdono molte delle loro dimensioni e si restringono. Le nane bianche, che esistono in sistemi binari, possono avere la proprietà di risucchiare materia dalla stella partner. Non appena viene raggiunta una massa critica, avviene l'esplosione, che possiamo vedere come una nova. La differenza tra una nova e una supernova è semplice. La nova si forma in un sistema binario in cui una nana bianca accumula materia da una stella compagna. La nana bianca non viene distrutta dall'esplosione. Può anche produrre diverse nove nel corso di migliaia di anni. Le supernove sono eventi molto più intensi, in cui una stella viene completamente distrutta dall'esplosione. Le supernove di tipo 1A presentano caratteristiche particolari simili alle nove semplici. Anche in questo caso è coinvolta una nana bianca. Tuttavia, in questo caso la nana bianca accumula così tanta materia che non riesce più a sopravvivere all'esplosione finale e si disintegra. Le supernove più luminose sono quelle di tipo 2, in cui una stella massiccia con almeno 8 masse solari collassa alla fine della sua vita. La luminosità di una nova è impressionante, ma è molto più debole di quella di una supernova. Quello che vedremo presto è una semplice nova di una piccola nana bianca che non perirà nel processo, ma ci regalerà un grande spettacolo di luci. Quando arriverà il momento, la nana bianca mostrerà un improvviso aumento di luminosità di oltre 1000 volte. Di solito, eventi del genere sono visibili solo con i telescopi, ma in questo caso la nova è così vicina che possiamo vederla con i nostri occhi. Fondamentalmente, la luminosità delle nove e delle supernove che possiamo vedere dalla Terra dipende sempre dalla distanza, da quanto sono lontane.
Una nova vicina può apparirci più luminosa di una supernova molto lontana. La prossima supernova visibile dalla Terra sarà l'esplosione della stella Betelgeuse. I ricercatori non sanno ancora esattamente quando avverrà, forse domani, forse tra qualche migliaio di anni. Tuttavia, vedremo sicuramente la nova della nana bianca T Coronae Borealis e la prossima arriverà quasi certamente tra 80 anni. Perfettamente visibile nonostante la distanza di 3.000 anni luce. È davvero incredibile. T Coronae Borealis si trova a più di 3.000 anni luce da noi, eppure saremo in grado di vederla benissimo a occhio nudo. Il sistema binario si trova nella costellazione di Corona Borealis. Questa nana bianca è un residuo estremamente denso e compatto di una precedente stella simile al Sole. Dopo che la stella originale ha esaurito il suo combustibile nucleare, il suo nucleo è collassato. Gli strati esterni sono stati espulsi ed è rimasta una nana bianca. La stella compagna da cui la nana bianca sta estraendo materiale è una gigante rossa. Anche questa stella si sta avvicinando alla fine della sua vita e ha iniziato a espandersi. Questi strati esterni vengono gradualmente attratti dalla nana bianca e accumulati fino a quando non ci sono le condizioni per un'esplosione termonucleare. Questa esplosione aumenterà drasticamente la luminosità della nana bianca e ci regalerà una nova. Secondo le previsioni, la nova raggiungerà una luminosità di circa 2,5 magnitudini. Ciò significa che la nuova stella apparente sarà uno degli oggetti più luminosi del cielo notturno per alcuni giorni o addirittura settimane. Anche se vivi in città e in luoghi con un elevato inquinamento luminoso, sarai in grado di vedere il punto luminoso nel cielo notturno a occhio nudo. La costellazione della Corona Boreale viene anche chiamata Corona del Nord in alcune carte stellari tedesche. Puoi trovare facilmente questa costellazione perché la sua forma semicircolare la rende davvero facile da riconoscere nel cielo settentrionale. Si trova tra le due costellazioni più conosciute di Bootes ed Ercole. Se guardi tra le due, vedrai alcune stelle molto luminose che formano un arco. Si tratta della Corona Boreale. La stella più luminosa in cima all'arco è Alfecca, talvolta chiamata Gemma. Da Alfecca puoi facilmente individuare le altre stelle dell'arco e riconoscere l'intera costellazione della Corona del Nord. È meglio guardare subito in quella direzione e memorizzare la costellazione. Dopo l'esplosione sarà visibile una nuova stella molto luminosa. Questa è la nova. Il momento migliore per vedere la nova sarà la sera tardi, quando la Corona Boreale sarà alta nel cielo. Una catastrofe termonucleare ogni 80 anni? È assurdo. Stiamo godendo di un fantastico bagliore sulla Terra e in realtà un inferno devastante sta avendo luogo in questo mondo a 3.000 anni luce di distanza. L'imminente nova nel sistema T Coronae Borealis è un evento che si verifica in una certa sequenza ogni 80 anni. La prima eruzione conosciuta di T Coronae Borealis è stata osservata nel 1866. In quel periodo, nel cielo notturno, apparve improvvisamente una stella luminosa, che fu notata e registrata da molti astronomi dell'epoca. Questo fenomeno si ripete nel 1946, esattamente 80 anni dopo la prima osservazione. L'eruzione del 1946 fu studiata in modo ancora più dettagliato dagli astronomi di tutto il mondo. Altri resoconti storici di un abate di nome Burchard von Husberg, risalenti all'anno 1217, dimostrano che la nova è stata una compagna dell'umanità per molto tempo. Burchard von Husberg notò un'insolita luminosità nella regione della Corona Boreale. Negli ultimi anni gli astronomi hanno osservato una maggiore attività nel sistema T Coronae Borealis. A partire dal 2015 e dal 2016 si sono verificate ripetute variazioni insolite nella luminosità e un drammatico aumento delle emissioni di radio e raggi X. Entrambi sono chiari indizi di un'imminente esplosione. Le osservazioni sono inoltre simili all'attività documentata dagli astronomi durante le precedenti eruzioni del 1866 e del 1946. Già nel 2018 e nel 2023 si sono verificate notevoli fluttuazioni di luminosità che hanno spinto i ricercatori a prendere nota. Hanno confrontato i documenti con i dati del 1946 e hanno trovato sorprendenti somiglianze. Questi segni ricorrenti indicano quasi certamente che la prossima nova si verificherà nel settembre del 2024. Allora potremo vedere una luce tra le più luminose del cielo notturno per alcune settimane. Questa nana bianca probabilmente produrrà molte altre nove dopo questa esplosione. Potrebbero volerci milioni di anni prima che collassi completamente o che inneschi una supernova di tipo 1A.
Non conosciamo il numero esatto di possibili 9. Non stiamo osservando il fenomeno da abbastanza tempo per poterlo fare. Gli scienziati hanno calcolato nelle simulazioni che la quantità e la periodicità delle 9 dipende da diversi fattori. Oltre alla quantità di materia accumulata e all'efficienza del processo di accrescimento, sono le rotazioni di entrambe le stelle e le dipendenze che le due hanno l'una dall'altra. In un sistema di nova periodica come T Corone Borealis, la nana bianca attrae continuamente materia dalla sua stella compagna, una gigante rossa, e questa materia va a formare il disco di accrescimento. La massa raggiunge lentamente le superfici della nana bianca. Ora, ovviamente, ci si chiede perché questa materia risucchiata esploda. La materia accumulata sulla superficie della nana bianca è costituita principalmente da idrogeno. Quando la massa di questo strato di idrogeno raggiunge una densità critica, iniziano le reazioni termonucleari. Le reazioni rilasciano enormi quantità di energia. Pensate a una gigantesca bomba a idrogeno. Quando esplode, si verifica un'improvvisa luminosità esplosiva e la nova diventa visibile. Non vediamo l'ora di vedere ancora più 9. I sistemi con nane bianche e giganti rosse sono luoghi talmente estremi che di certo non sono più abitati, quindi possiamo continuare a godere innocentemente della bellezza delle 9. Mentre tutti gli occhi sono attualmente puntati su T Corone Borealis, possiamo annunciare che presto ci saranno altre 9 in altri sistemi stellari. Un altro sistema di 9 periodiche è RSO Piuci, composto da una nana bianca e da una gigante rossa. L'ultima eruzione è avvenuta nel 2006 e, dato che questo sistema ha una periodicità di soli 20 anni circa, vedremo la prossima nova già nel 2026. In pochi minuti era tutto finito. Il giorno in cui l'asteroide Chicxulub colpì la Terra, gli esseri viventi che popolavano la Terra in quel momento videro probabilmente una luce brillante solo per pochi istanti. Poi ci fu una tremenda scossa. Nel giro di pochi secondi e minuti, la vita, come era stata fino a quel momento, non era più la stessa. La forza d'urto del frammento distrusse tutta la vita nelle immediate vicinanze in pochi istanti. L'onda d'urto continuò per centinaia di chilometri, facendo scoppiare la crosta terrestre, accendendo seni di fuoco e provocando il rilascio di gas tossici. L'impatto ha scagliato in aria tonnellate di materiale roccioso. Il fondo dell'oceano è stato messo in subbuglio e oltre all'inferno già indescrivibile si è scatenata un'enorme onda di marea. L'impatto probabilmente portò a un'estinzione di massa globale perché fu la conseguenza di gravi cambiamenti nell'intero clima terrestre. A causa dell'oscuramento dell'atmosfera e delle ondate di freddo morirono prima le piante, poi le creature che vivevano su di esse e infine anche i carnivori. Probabilmente ci sono state 5 estinzioni di massa di questo tipo nell'intera storia della Terra. Alla fine dell'era ordoviciana, circa 443 milioni di anni fa, l'85% delle specie marine scomparve. Anche in questo caso, i ricercatori ipotizzano le conseguenze dei cambiamenti climatici e di possibili impatti di comete o asteroidi. Lo stesso scenario si ripeté nel tardo Devoniano e anche in questo caso il 75% delle specie morì. Altre 2 estinzioni di massa si verificarono 252 milioni di anni fa alla fine del Permiano e 201 milioni di anni fa durante la transizione Triassico-Giurassico. Circa il 96% delle specie marine e il 70% dei vertebrati terrestri scomparvero a causa di una massiccia attività vulcanica e del conseguente cambiamento climatico. L'ultimo di questa serie è stato l'asteroide Chicxulub, e presumibilmente questo impattatore non era solo, dato che gli scienziati hanno trovato un nuovo cratere, anch'esso risalente a 66 milioni di anni fa, e quindi molto probabilmente collegato al devastante impatto del Messico. Il cratere Nadir al largo delle coste africane. Il cratere di Chicxulub è stato notato per la prima volta sulle fotografie aeree della penisola dello Yucatan negli anni 70 e negli anni 80 i ricercatori hanno potuto esaminare il cratere nel dettaglio. All'epoca fu subito stabilito che solo un enorme impatto avrebbe potuto formare questo cratere. Poiché l'età di 66 milioni di anni coincideva con l'estinzione di massa dei dinosauri terrestri, i geologi e i paleontologi furono in grado di fare rapidamente un tutt'uno. Finora i ricercatori pensavano che l'inferno provenisse solo da un asteroide, ma poi i ricercatori dell'Università di Edimburgo hanno scoperto un altro cratere al largo della costa africana. In origine, i geologi stavano analizzando i dati relativi alla cosiddetta diffusione dei fondali marini, un processo che ha creato l'Oceano Atlantico causando la deriva dei continenti africano e americano.
Analizzando i dati, ci si aspettava che sull'altopiano si formassero le tipiche successioni sedimentate poco profonde. Invece, gli scienziati hanno trovato qualcosa di completamente inaspettato. Una depressione larga 8,5 km sotto il fondale marino presentava alcune caratteristiche insolite. La depressione, quasi circolare, aveva un bordo rialzato e una protuberanza molto evidente al centro. Presentava inoltre strutture indicative di depositi sedimentari caotici che si estendevano per decine di chilometri al di fuori del cratere. I crateri si formano normalmente sulla Terra a causa del crollo di un vulcano, di processi di estrazione del sale o di impatti di corpi celesti come asteroidi e meteoriti. Le caratteristiche di Nadir depongono a sfavore di un vulcano e anche dell'estrazione del sale. Le sue caratteristiche assomigliano invece a quelle di un cratere da impatto. Il cratere Nadir si trova a circa 350 km dalla costa dei paesi africani della Guinea e della Guinea-Bissau e ha un diametro di soli 9 km. L'attuale profondità dell'acqua in questo punto è di circa 900 metri. Finora il cratere non ha attirato ulteriori attenzioni perché è coperto da 300-400 metri di sedimenti marini. Il bacino d'impatto è più piccolo del cratere di Chicxulub, tuttavia anche questo impatto deve aver avuto conseguenze devastanti. Con un'età di 66 milioni di anni, questo evento rientra esattamente nell'epoca dell'impatto di Chicxulub. Grazie alle simulazioni al computer è stato possibile avere una visione dettagliata e gli scienziati hanno potuto trarre conclusioni su come si è formato il cratere. L'oggetto che ha colpito la Terra in questo punto doveva essere largo circa 400 metri. L'asteroide ha colpito in 500-800 metri di profondità. Questo ha causato una devastazione regionale, un terremoto di magnitudo 6,5 e uno tsunami alto fino a 900 metri ha iniziato il suo viaggio mortale attraverso l'Oceano Atlantico. Gli effetti dell'alluvione furono probabilmente avvertiti in tutte le Americhe, nell'Europa settentrionale e fino all'Antartide. Sebbene l'energia rilasciata dall'impatto di Nadir sia stata minore rispetto a quella dell'impatto di Chicxulub, è stata migliaia di volte superiore allo tsunami causato dall'eruzione sottomarina del vulcano Unga Tonga Unga Apai il 15 gennaio 2022. I ricercatori ora ritengono che ci sia un collegamento tra gli impatti in Africa e in Messico. Infatti gli asteroidi di grandi dimensioni come Chicxulub sono spesso accompagnati da lune più piccole. È molto probabile che l'impattatore Nadir fosse una luna dell'asteroide Chicxulub. La seconda possibilità è che il gigantesco asteroide possa essersi rotto in due o più pezzi a causa di una collisione con un altro corpo celeste più grande. Probabilmente si tratta di eventi rari, ma che si sono verificati. In Svezia, i ricercatori hanno scoperto tracce di un doppio impatto di questo tipo. Circa 470 milioni di anni fa, i frammenti di un asteroide hanno colpito, lasciando i crateri Lochne e Mullingen. Boltysh in Ucraina, il terzo del gruppo? Un altro impressionante cratere che si colloca all'incirca nell'epoca dell'estinzione di massa dei dinosauri è Boltysh in Ucraina, a nord-ovest di Kiev. L'imbuto, largo 24 km, è stato scoperto nel 1996. All'epoca l'evento fu datato a circa 65,4 milioni di anni fa. Tuttavia è anche possibile che l'asteroide Boltysh abbia colpito la Terra più o meno nello stesso periodo degli asteroidi Chicxulub e Nadir. Gli impatti potrebbero essere stati i relitti di un'intera serie di bombardamenti, quando l'agitazione nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove ha causato la collisione di diversi asteroidi della fascia principale e i frammenti dei pezzi sono stati successivamente scagliati verso la Terra. Gli asteroidi che si scagliano verso la Terra sono di solito completamente distrutti dall'impatto, motivo per cui oggi è impossibile trovare frammenti di roccia dei pezzi e trarre conclusioni sulla provenienza degli asteroidi e sul fatto che fossero frammenti di un asteroide molto più grande. Dopo l'impatto di Boltysh ci furono sicuramente anche onde tsunamiche nel Mar Baltico e nel Mare del Nord, oltre a incendi e cambiamenti climatici globali che cambiarono drasticamente l'ambiente e lo sviluppo della vita in quel periodo. Quando arriverà il prossimo grande asteroide? Alla luce di questi dati e immagini, chi non si chiede se eventi di tale violenza e dimensione possano ripetersi? In media, asteroidi o comete di circa 50 metri di diametro si scontrano con la Terra ogni 900 anni. Gli impattatori di dimensione superiore a un chilometro, che rappresentano un potenziale rischio di catastrofe globale, colpiscono in media ogni 100 milioni di anni. L'ultimo grande impatto si è verificato poco più di 100 anni fa, quando una massiccia esplosione aerea si è verificata a Tunguska, in Siberia, nel 1908.
Poiché l'area è molto remota, ci sono state poche testimonianze oculari. Tuttavia, in base alle tracce di distruzione, si ritiene che si sia trattato di un asteroide. Migliaia di chilometri quadrati di foresta sono stati distrutti. Gli ultimi impatti devastanti sono stati quelli dello Yucatan, a largo delle coste africane e in Ucraina. Potrebbero esserci stati altri eventi di cui non siamo ancora a conoscenza. Attualmente sono confermati solo 15-20 eventi di impatto estremo in tutto il mondo. Poiché la maggior parte della Terra è ricoperta dall'acqua, non possiamo escludere che molti altri asteroidi di grandi dimensioni si siano schiantati contro gli oceani e abbiano causato enormi maremoti. Oggi tutti gli oggetti volanti vicino alla Terra e gli asteroidi della fascia principale sono costantemente monitorati dalla NASA e da altre organizzazioni, e la buona notizia è che la maggior parte degli asteroidi vicini alla Terra, conosciuti, non rappresenta attualmente una minaccia immediata. Gli asteroidi che si avvicinano alla Terra sono classificati come asteroidi potenzialmente pericolosi se soddisfano determinati criteri. Questi criteri includono una dimensione minima e un'orbita che li porta a distanza relativamente ravvicinata dalla Terra. Un esempio di questo tipo di asteroide è Apophis, che si avvicinerà alla Terra diverse volte nei prossimi decenni. I calcoli attuali non danno motivo di allarme, poiché si esclude un impatto nei prossimi 100 anni. Lo stesso vale per l'asteroide Bennu, che passa regolarmente vicino alla Terra a breve distanza, ma che per il momento non avrà un impatto. La tecnologia per rilevare e monitorare corpi celesti potenzialmente pericolosi è in costante progresso. Le nostre possibilità di reagire tempestivamente a potenziali minacce sono buone e la scienza si sta impegnando a fondo per studiare asteroidi e comete. In caso di emergenza, dovremmo essere in grado di allontanare un oggetto pericoloso dalla sua traiettoria di collisione e quindi di proteggerci efficacemente. Nel complesso, la situazione nel nostro sistema solare si è calmata enormemente dagli impatti di 66 milioni di anni fa. Agli albori del sistema solare, la Terra veniva colpita ancora più frequentemente da asteroidi e comete o addirittura da piccoli planetoidi. Oggi la maggior parte dei pezzi si muove al sicuro tra Marte e Giove e ai margini del sistema solare nella fascia di Kuiper. Gli esperti ritengono che dobbiamo principalmente alla gravità del gigante gassoso Giove il fatto che la maggior parte degli asteroidi non si scatenino più che proiettili selvaggi nel sistema. Che non siamo mai completamente al riparo da sorprese, tuttavia, lo dimostrano alcuni impatti di asteroidi più piccoli avvenuti negli ultimi anni. Un asteroide più piccolo è esploso sopra la Groenlandia e fortunatamente ha causato pochi danni. L'asteroide che è esploso sopra Chelyabinsk in Russia nel 2013 ha provocato un notevole caos nella città, anche se si è frantumato in migliaia di frammenti mentre era ancora in volo. I piccoli asteroidi e le comete sono meno visibili sugli schermi di osservazione degli scienziati, ma in futuro faremo progressi anche in questo settore. Cosa ne pensi ora? Siamo davvero al sicuro sulla Terra o dobbiamo aspettarci brutte sorprese dallo spazio in futuro?